Io invece, tutto a posto? Perfetto, di scatenando vado. Ah, ma siamo in onda? Buongiorno a tutti. E bentornati all'Artistico di G. A proposito delle foto, sai che è venuto a trovarci oggi? Un noto ragazzo che si è girato il mondo. Ma a parlarci della sua storia sarà la nostra inviata Claudia. Vai Claudia. Grazie Simone, grazie Valentina. Salve telespettatori, oggi siamo qui nel liceo artistico Cantala Messa di Macerata. Prima di intervistare il nostro ospite, conosciamolo con la scheda preparata per voi. La sua passione per la fotografia è nata un po' per caso. Ha iniziato fotografando con il cuore, riuscendo a trasmettere molte emozioni attraverso i suoi scatti, che sono stati esposti in diverse mostre in tutta Italia, come la recente esposizione qui a Macerata. Il suo motto è di vivere il presente senza perdersi un attimo della propria vita. Lui ha sempre in mente nuovi progetti, come il suo nuovo libro All About Love, uscito nel 2018, o come il suo film in fase di produzione. Nei suoi viaggi ha totalmente abbandonato l'idea di comfort per risparmiare e stare a contatto con le persone del luogo, condividendo le sue giornate con i suoi followers, mostrando la realtà così com'è. Cerca continuamente di far trapelare e trasmettere la connessione che si può avere con il mondo che ci circonda, sperando sempre di riuscire a renderlo un posto migliore. Ora direi di farci raccontare di più da Stefano. Via l'intervista! Che cosa ti ha spinto a viaggiare? A viaggiare mi ha spinto... ho analizzato la mia situazione reale e ho visto che non ero felice e da lì ho deciso che ero stanco di vivere per sentito dire, quindi ho deciso di provare a capire realmente come volevo vivere la mia vita. Quali sono i primi consigli che daresti ad un fotografo principiante? Ad un fotografo principiante, nonostante la mia esperienza non sia così grande, consiglio di non soffermarsi troppo ai corsi fotografici, ma di provare sul campo, di mettersi lì con la macchinetta in mano, scattare, capire, orientare ciò che vuoi tirare fuori dalla fotografia e collegare l'apparecchio al cuore. Una volta che riesci a fare questo step qui, la fotografia secondo me cambia totalmente, perché crea una connessione con quella che è per te il mezzo di comunicazione ed è tutto più bello. Perché c'è un filo conduttore che unisce gli scatti alle mete? La fotografia è andata di pari passo con la mia crescita personale, quindi ovviamente in luoghi come India e Myanmar, in cui sono riuscito a conoscermi ed ad orientare la mia vita verso la meta che volevo raggiungere, anche la fotografia è andata di pari passo e ha avuto un'evoluzione evidente. E quindi sì, diciamo che le mete, la fotografia, non ho una scelta ben definita, quindi lascio che tutto avvenga. Qual è la tua idea del mondo e come possiamo migliorarlo? Siamo in un punto molto critico, ci stiamo scordando cosa sia la parola condivisione, cosa sia la parola amore e soprattutto in Occidente ci curiamo molto spesso del nostro orticello, senza considerare che però, ok, teniamo ciò che abbiamo e non vogliamo far sì che le persone si avvicinino a quello che abbiamo, e secondo me è molto sbagliato. Bisognerebbe iniziare a condividere di più, a fidarsi del prossimo, a fidarsi delle persone che ci stanno intorno, invece di soffermarci sempre alle cose negative, iniziare a vedere nelle persone le cose positive. Cosa parla il tuo libro e perché hai scelto It's All About Love come titolo? Il titolo è venuto automaticamente durante i miei viaggi che ho fatto e alla fine dei post che mettevo su Facebook c'era sempre il solo About Love, perché quando ti connetti a qualcosa di bellissimo che circonda tutti noi e ti capisci che la vita può essere realmente tutta basata sull'amore e sulla condivisione con le persone. Il libro sono i 2 anni e mezzo miei vissuti e raccontati in prima persona, in cui ho lasciato spazio a molte riflessioni, quindi se te ti trovi a leggere il libro, automaticamente dopo il racconto c'è una riflessione. Ciao spettatori di Artistico TG, vi voglio bene. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e che vi sia stata utile. Stefano è riuscito a darci buoni consigli. Linea allo studio.
Grazie Claudia, ringraziamo anche Stefano per il tempo a noi concesso. E i nostri cari telespettatori che ci seguono da casa. Non dimenticatevi di seguirci sul nostro profilo Instagram, sulla nostra pagina Facebook e sul sito della scuola. Ma anche sul nostro canale YouTube dove caricheremo le altre puntate dell'Artistico Luigi. Io ora vado. Ma dove vai? Vado in Russia, Stefano mi ha fatto venire voglia di viaggiare.